Senta, le banche, si parla di esponenti delle, non facciamo neanche qui nomi, delle banche o rappresentanti di istituzioni bancarie che dovrebbero governare, ma le banche ci hanno ridotto sul lastrico, sono le responsabili Le banche sono il problema del dell'Italia, sono problema uno. dell'Italia. Cioè noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo dire che Bossi e Berlusconi non sono in grado di governare per consegnare il paese di nuovo alle banche. Cioè, ma, a me sembra un'assurdità, scusi, cioè, io non sono un elettore né della Lega di Berlusconi, però tra i due, francamente, allora se c'è un lupo e c'è il lupo nascosto, preferisco il lupo, tra virgolette, sto facendo una battuta, il lupo che come tale è riconoscibile. Ma non le sembra un controsenso che il nostro governo dovrebbe essere affidato a chi è del mondo bancario, espressione, alimentatore, ha investito, eccetera, e per far fuori voi? Ma che senso ha? Il vero conflitto di interessi, più che Berlusconi con Mediaset in Italia, è quello delle banche e dei grandi gruppi assicurativi che controllano televisioni, giornali e soprattutto controllano consenso politico e opinione. Ieri sera c'è stato un bellissimo, secondo me, incontro di Bossi e Tremonti con 500 piccoli imprenditori nel Varesotto e il grande imputato non era la politica, non erano i fannulloni, non era neanche la magistratura di sinistra, ma erano le banche. Quindi l'ultima persona a cui affiderei non il portafoglio ma il Consiglio Comunale di Cernusco sul Naviglio è uno di coloro che hanno gestito il potere bancario in questi anni. Nome e cognomi è uno come Mario Draghi, che può essere rispettabile e lo è come persona, ma rappresenta le banche, la Goldman Sachs e tutto questo di cui è stato guida. Insomma, non capisco perché l'Italia dovrebbe mandare a casa voi e spianare le porte a lui e al mondo che rappresenta, che come Tremonti ha detto più volte ci ha atterrati, o no? Infatti, senza fare nomi e cognomi, non penso proprio che accadrà, e penso che la gente, non i politici, ma la gente non capirebbe e non sarebbe disposta a capirlo. Senta, Napolitano, oggi devo dire che Calderoli ha avuto delle belle parole per Napolitano, anche devo dire abbastanza chiare e nette. Però obiettivamente è stato sconfessato dalla consulta, questo bisogna dire, cioè il colpo c'è stato, no? Il colpo basso tra virgolette c'è stato, cioè lo vediamo un po' zoppicante con il giudizio da. Cioè voi gli avete dato una mano, una cosa di Calderoni, però obiettivamente insomma mi è sembrato che lì qualcosa non abbia funzionato. Infatti il vero problema, Napolitano anche dal mio punto di vista si è comportato in maniera più che corretta in questo e in altri frangenti, è appunto il fatto che ci sia questo scontro latente di poteri con un potere sopra gli altri, diciamocelo, perché la magistratura adesso è sopra tutto e sopra tutti, sopra perfino il Presidente della Repubblica e prima o poi bisognerà risolverlo questo, però in questo caso appunto se non si sono sentiti neanche minimamente in dovere o in diritto di ascoltare il Presidente della Repubblica, il problema è grave. Senta, Anedda, cioè Consiglio Superiore della Magistratura in quota PDL, però CSM, in una mia intervista ha detto la massoneria nella magistratura c'è e agisce. Cioè, agisce, ha avuto molto coraggio, devo dire, a dirlo, ha detto lo riconosco, c'è e agisce. Lei sa meglio di me che l'ANM sostiene che i massoni non possono fare i E magistrati. figurarsi, figurarsi. Ecco, cosa pensa? Temo che sia assolutamente vero e ripeto, è l'unica casta, come da uno degli ultimi riusciti di assoluto interesse, che si autonomina, si autoperpetua e si autoassolve. Perché se il taxista sbaglia paga, se il dentista sbaglia paga, se il politico sbaglia non viene rieletto e paga, se il magistrato sbaglia non paga mai nella storia. Quindi portato a casa il federalismo penso che da qui alla fine della legislatura sarà questo il vero nodo da superare. Senta, colpo di Stato, allora se il colpo di Stato ci dovesse essere dei poteri forti, Bossi ha già fatto capire che intenzioni ha. Questo colpo di Stato, massoneria, mettiamoci dentro, fantapolitica ovviamente, componenti della magistratura, perché c'è fior di magistrati di primo ordine che si fanno un mazzo così, quindi non sarebbe corretto, come dire noi politici, non sarebbe assolutamente corretto. Tra l'altro sulla legalità voi fate delle battaglie molto, molto nette, quindi figuriamoci. E però questo colpo di Stato, cioè dura sto Berlusconi, alla fine il masso poteri forti lo affosseranno.
Secondo me dura, anche perché la situazione economica è grave. Ma c'è una piccola ripresa, anche lo dice oggi il Corriere, ormai i segnali ci sono. Questo sì, però tantissimi piccoli imprenditori, commercianti, artigiani da questi prossimi 6-8 mesi rischiano di chiudere, quindi il colpo di Stato rischiano di farlo loro. Io non penso che sia tempo e non penso che ci sia spazio per dare spallate al governo, anche perché lì si rischierebbe veramente grosso. Il Nord non so come agirebbe in casi di questo genere. Penso anch'io che non sarebbe passivo, no, da questo punto. Non voglio pensarci. Sulla Consulta, ultima domanda, si è rivelata, chiaramente ha fatto delle scelte, c'è chi dice che è politica, c'è chi dice che non è politica, eccetera. A questo punto procederete sulla riforma, ovviamente, della giustizia più spediti, se ho ben capito, tenterete, insomma. Ne eravamo convinti prima, sia la riforma della Costituzione, della Corte Costituzionale, che i giudici eletti direttamente dai cittadini, ne siamo ancora più convinti adesso. Riproponiamo l'idea, rilanciamo, diciamo così, l'idea delle regioni, no? Che abbiano un ruolo anche in questo. Assolutamente, alcuni dei 15 giudici che dovrebbero sorvegliare sulla carta, che alcuni di questi giudici stiamo andando verso il federalismo, tutto il mondo sta andando verso il federalismo, siano indicati dalle regioni e dagli enti locali, mi sembrerebbe veramente il minimo. Bene, dottor Salvini, io la ringrazio per questo colloquio franco, le faccio in bocca al lupo.